A 19 anni è morto Ovidio Franco. Una forza tranquilla, rigore e serietà, eleganza sobria e spirito deciso, ma anche una delle più grandi trasgressioni della storia repubblicana italiana. La politica e il cuore, l'amore ai tempi della prima, primissima Repubblica. E dunque figurina nobile e importante. Leonilde Iotti, categoria leader comunisti, istituzioni, donne di Stato. Nasce a Reggio Emilia nel 1920. Il padre è un ferroviere antifascista, famiglia povera ma dignitosa. Dopo il liceo va all'Università Cattolica di Milano, grazie a una borsa di studio meglio con i preti che coi fascisti, disse poi. È lì, con docenti come Amintore Fanfani, che Nilde affina il suo spirito antifascista già temprato in famiglia. Laureata in lettere e insegna, ma il richiamo della politica è forte e Nilde si iscrive al PC nel 1943. Durante la Resistenza è staffetta partigiana, aderisce ai gruppi di difesa della donna, formazione del Partito Comunista, e diventa presidente dell'Unione Donne Italiane di Reggio Emilia. Nel 1946 viene eletta deputata nelle file del Partito Comunista, a 26 anni. Fa parte di quella schiera di giovani che il PC affianca ai vecchi militanti, quelli che vengono dal confino o dalle galere fasciste. È proprio nel 1946 che conosce Palmiro Togliatti in un ascensore a Montecitorio. Lui, il migliore, sposato con un figlio, rimane colpito dalla giovane Iotti che ha la metà dei suoi anni. I due cominciano una relazione che durerà fino alla morte di lui nel 1964, non senza imbarazzi e critiche all'interno del partito. Nilde Iotti ha un ruolo chiave nell'Assemblea Costituente, fa parte del gruppo dei 75 che scrive materialmente la Costituzione. Nel 1948 è rieletta in Parlamento, dove resterà ininterrottamente fino al 1999. Nel 79 diventa presidente della Camera, prima donna a ricoprire la terza carica dello Stato, e resterà sullo scranno più alto di Montecitorio per 13 anni. Nel 1992 presiede la commissione bicamerale per le riforme istituzionali e nel 96 guida la delegazione italiana al Consiglio d'Europa. Quando si dimette da tutte le cariche nel 1999 per motivi di salute, tutto l'emiciclo, da destra a sinistra, la saluta con un lunghissimo applauso che è il riconoscimento dovuto a una donna che ha servito impeccabilmente la Repubblica per oltre mezzo secolo. Muore a Roma pochi giorni dopo, il 4 dicembre del 99, figurina sobria, rigorosa e coerente nell'album di chi ha fatto la Repubblica italiana.